alla storia di quello che facevano i nostri anziani. La nostra Maria Pia, quando l'ho conosciuta, io intervenivo al paese, non ci avevo mai parlato, se non che un giorno mi arriva a casa da stampare un elenco interminabile di ricoveri d'ospedale, malattie, che sono tutte quelle della signora Maria Pia, e mi ha chiesto di fare se lo facessi vedere al mio medico, direbbe: dovresti imparare da quella signora lì. Ecco, guardate, una, due, tre pagine e forse ancora di più, e un'altra, tutti i ricoveri che poi quando sul libro le troverete tutto raccontato. E quindi quando mi sono trovato, che mi ha portato da mio nipote in un negozio di fotografie per fare una specie di quadro di questi ricoveri, strana questa cosa qui, e successe che appunto gli dissi con mio nipote: quando viene questa signora mi racconti un po' della sua storia. E poi ci fu il Covid e ci sentivo per telefono e gli dico: signor Mario, perché ho visto questa cosa, perché non mi racconta anche un po' di cose? Non l'avessi mai detto. È iniziata una relazione molto bella, molto interessante, dove lei mi scriveva su cose di questo genere, blog note di tutti i tipi, con calligrafia a volte illeggibile, addirittura alcuni appunti sono arrivati in un quaderno a quadretti dove non confondevo i quadretti con le lettere, però è stato molto interessante. E poi però perché un giorno mi scriveva qualcosa di 30 anni dopo, un giorno qualcosa di 30 anni prima, e questo però è stato interessante perché cosa ha fatto? Ha fatto sì che lei spegnesse il televisore. In quei giorni terribili, il televisore ha fatto tanti di quei danni, soprattutto nelle persone anziane, che danni ha fatto, spaventandole. Ed ecco che, oltre all'esperienza di nonna Maria Pia, in quei mesi, altre persone anziane che le sentivo, sono amici, conoscenti, che avevano praticamente, anche loro lo stesso problema, la paura, mi chiedevano ma per telefono, ma tu cosa dici, cosa pensi? Io non avevo risposte, anche se ho organizzato delle conferenze, ma alla fine non avevo risposte. Però anche lì sono usciti altri libri, sempre di racconti, come abbiamo fatto con Maria Pia, che raccontano un po' che questi anziani, invece di guardare la televisione, si sono messi a raccontare qualcosa che non succede più, perché ormai chi è che racconta più? La maggior parte, Maria Pia è fortunatissima, che ha i figli che sono vicini alla casa con i figli, ma quante persone anziane che non sono autosufficienti vanno in una struttura e non possono più raccontare niente, perché quello che hanno da dire è chi li ascolta. Maria Pia ha avuto questa fortuna di poter raccontare, e quindi ha iniziato a raccontare proprio la sua storia di donna, in un periodo in cui c'è stata la guerra, c'è stato il dopoguerra, quindi il libro è pieno proprio di questi suoi racconti. Io cosa ho fatto? Io ho fatto altro che mettere assieme tutti questi racconti. Infatti io, la Maria Pia non la voglio chiamare una scrittrice oppure una narratrice, perché si può richiamare a degli scrittori di altro genere. Io amo chiamarla la nostra raccontatrice, perché effettivamente lei sta facendo, per queste ultime cose che mi ha mandato, è una raccontatrice, e quindi che poi io come giornalista mi sono messo con passione, con entusiasmo a organizzarle, a metterli anche cronologicamente in ordine, perché ovviamente, come dicevo prima, c'erano a volte capitoli di 30 anni prima, 30 anni dopo, e io ovviamente, non conoscendo la sua storia, non capivo dove andavano collocati. E così abbiamo lavorato per un paio di mesi, due mesi e mezzo, e è venuto fuori questo libro. Però questo libro all'inizio, con le nuove tecnologie che ci sono adesso,
se ne posso stampare un, due, tre. Infatti lei dice, ma io ne voglio stampare 7 o 8 per dare ai miei figli, ai miei nipoti e basta. Bene, Maria, da questi 7 o 8 quanti ne abbiamo stampati poi? Ma hai detto, forse 120 li ho venduti, si può dire, in un mese qualcosa. E poi dopo è stato fatto degli altri, adesso se ne avete fatti anche voi, saranno circa 200. E ho calcolato, sono più di 250. Ho cercato. Sono più di 250 quelli che sono stampati, come. E il bello di questo libro è che molta gente ci si trova dentro. Adesso io farò delle cose, farò un gioco un po' particolare con Maria Emilia, io tirerò fuori un po' dalla mia scatola magica degli oggetti che hanno a che vedere con la storia di Maria Emilia, raccontato il libro. Noi con lei ci davamo del tu, io penso di darci del tu ancora, va bene? Certo. Ora, Maria Emilia, io tiro fuori degli oggetti come sono da... tutte e due dalla moglie che non della sì, tutti e due dopo li hanno. Allora io tirerò fuori degli oggetti e da questi oggetti poi tu mi racconterai la storia che poi è stata raccontata anche nel libro. Il primo è questo oggetto qua. Ah, eccolo qua. Questo è un oggetto che le nuove generazioni non sanno che cos'è, ma quelle anziane, le signore soprattutto. Io ho un premio, indovina. Sì, no, però a Giancarlo Gozzi non gli faccio indovinare perché chiaramente è un po' sì. Allora il premio è questo segnalibro che ha fatto sempre il nostro Gianni Venezia e ha fatto parlare bellissimo con la polizia di San Antonio di Solera, no? Scritta Giancarlo da chi? Da Don Dorido Bertoldi a Fibio Rana. Da noi la gente. Allora chi vince di forza? Ecco il primo Giorgio di Maggiore. Qual è Giorgio? È quello che si suonava nei 3 giorni quando si è no. Ai ai ai, no, no. La clessidra no. No, com'è la clessidra? Lo so io. Clessidra? Com'è? Clessidra? No. Ah, ma non pensavo fosse una. Lo so io. Prego. È quello da schiacciare la treccia? Sì, è il figlio. La treccia di paglia, per fare i capelli di paglia. Intrecciavano la treccia, poi la schiacciavano in mezzo lì. Ma dai, prima la treccia. Sul Reggiano era una cosa più che altro sul Reggiano. Io ne facevo, erano 30 metri, 32. A ogni treccia che si faceva ce l'erano fatte. Io ero arrivata che ne facevo 3 al giorno, perché ero molto svelto, facevo la mia nonna diceva che facevo l'aria. Comunque si mettevano 3 paglie insieme, poi si doveva incrociare così, questa di qua, e si faceva questa treccia. Poi dopo si passava per quello lì che lo chiamavamo slicing. Levigatore, lo schiacciava, lo tirava bello liscio. Poi c'era un pasto che noi chiamavamo un pezzo di insomma, un legno lungo così, 1 metro, con 2 linee, bastoncini da un capo all'altro, che si misurava 1 metro. Lui si girava questa treccia sempre così, facevamo le misure così, 30 metri ogni treccia, e si legava. Dopo arrivava quello che doveva portarlo per fare i cappelli, insomma quelle cose là. Io ne ho fatte tanta, perché volevo prendere dei soldi, non si prendeva poco. Ecco, ma Maria Chiara, allora, un'altra cosa, dove di solito veniva, perché d'estate non c'era molto tempo di fare la treccia a parte delle donne anziane, d'inverno dove veniva fatto tutta questa operazione? Dentro nella stalla. Perché c'era caldo, perché noi in casa avevamo tutti freddo, non c'era legno, non c'era fuoco. E allora andavamo tutti nella stalla, noi bambini, con i nonni, con i genitori, quelli che erano lì. E alla sera c'era anche, lo dico così adesso, al filos, quando si univano tutti i ragazzi che abitavano vicino, stavamo lì in compagnia, uno la treccia, quell'altro filava la tiglia.
come si chiama la tia, quella con la, la stoppa, che era la rocca che si metteva su tutto questo gruppo con il fuso, io dovevo tirare e girarlo, fare il filo, facevamo il filo per le lenzuola, per le quali lì anche lì siamo andati a finire, che dopo abbiamo fatto le lenzuola. Allora c'è nel tuo libro sarebbe lì, c'è, però sai, io ti devo sempre interrompere, che devo fare sempre tante cose diverse, così anche più divertente. Però nel tuo libro c'è un capitolo che da me è rimasto molto 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 impresso, quello di quando tuo padre è tornato dalla guerra. Ecco, questa è una cosa che mi ha colpito ed è uno dei capitoli più emozionanti secondo me del libro. Ci racconti un po', senza entrare troppo nel dettaglio, perché altrimenti raccontiamo tutto il libro. Quando è tornato? Sono andato incontro a mio papà con una mia zia. Quanti anni avevi? Io avevo 9 anni, è andato via che ne avevo 2, non l'ho mai visto. E lui sa vedere la figlia, mi ha abbracciato coccolata, ma io proprio ci ho detto, guarda, io non so se sei mio papà. Mia zia diceva sì, e lui diceva sì. Un bel momento ci ho detto, sai cosa devi fare? Vai a casa che c'è la mia mamma che ti aspetta, così lei ti spiega tutto. Perché io dovevo andare al funerale, guarda, ho cominciato da bambina a andare al funerale. Ecco, è quello lì che lui dice che il pezzo è dopo. Quando sono tornato indietro, ci ho messo un po' di giorni anche per fare amicizia con il mio papà bene. Dopo ho capito che il mio papà era molto importante, però quando ti dicono non andare vicino della gente che non conosci, state attenti, perché adesso non è come allora. E non ci sono le immagini, come vedete, ma senti, quella fotografia là? Quella là ero al mare, ho visto il mare perché sono andata a servizio con una famiglia che sono stata tanti anni. Lì ero al mare, è passato un fotografo, mi ha detto signorina stia ferma. Ecco. Andiamo avanti ancora. Ecco questa qui. Quella, girati, guarda. Guarda questa fotografia qua. Devo far vedere. Ecco. Ovviamente Maria Pia questo libro lo ha dedicato, nella dedica iniziale c'è scritto una cosa molto bella, dedico queste mie poche righe alla memoria di mio marito Monzelio e dei meravigliosi anni trascorsi insieme. Monzelio è il nome, ho fatto un po' di ricerca, è il nome di un personaggio, un atleta di dell'epoca quando nacque Monzelio, ma è anche l'insieme di due nomi. O Maurizio e Azeglio, quindi però siamo più propensi per la seconda versione, quello di questo personaggio atletico che in quel periodo andava di moda. Ecco, raccontaci il tuo primo incontro, come hai fatto nel libro, con quello che può essere diventato tuo marito. Ci conoscevamo un po' così all'inizio, poi dopo siamo andati a una veglia dello Sparta a Noia, tutti vestiti da sera, ero l'unica che non l'avevo, perché ero ricchissima. E allora ci siamo incontrati e abbiamo fatto 6 anni di fidanzamento e poi dopo ci siamo sposati. Comunque l'ho incontrato lì, che lui lavorava nel calificio, e ci siamo innamorati subito. C'è anche la foto sul giorno. Ecco, allora passiamo anche alla foto dopo, questo è il giorno del matrimonio. Pensa che bello. Ti ricordi la foto del matrimonio? Io non la vedo bene, io non vedo bene. Ok, la foto del matrimonio, quello davanti alla chiesa. Oh, grazie, penso, perché guarda, non c'avevo un fiore, né la parrucchiera, né un'amica vicino. Niente, sono sposata con mio marito, eravamo 12-13 persone. Siamo usciti, siamo andati a fare il viaggio di nozze. Questo però dovete leggerlo, questo non raccontiamo niente perché bisogna leggerlo. Perché è troppo divertente. Però la borsetta c'era, la borsetta. Una borsetta me l'avevano regalata, ma poi le scarpe non erano tinta testa di moro, non mi ricordo. Le scarpe tutte uguali. Oh. Sì, andava così, perché quando non ce n'è, E quando sono partita a fare il viaggio di nozze, quanti soldi c'era? Lo so, nel libro troverete. Adesso andiamo avanti con le nostre sorprese. Allora, qui ho un oggetto molto fragile,
dove c'è anche bel vaso di fiori, ma non è un vaso di fiori. E nel libro tu racconti l'uso molto particolare e specifico di questo oggetto. Altro premio. Chi sa dirmi cos'è questo oggetto qui? No. Cos'è? No. Per prendere i pesci. La muscarola. Allora, di queste muscarole ce ne siamo due tipi. C'è questa che andava messa per quella pesca, adesso tu racconti tutto. Poi ce n'è un'altra versione che non ho preso con i piedini, che andava messo sui tavoli, sotto ce l'aveva messo il miele, ci racconti tu. Ci mettevano dentro un goccino di vino e dello zucchero, dentro questa muscarola. E poi ci andavano tutte le mosche a bere, che poi morivano là dentro, quello lì era cogliere le mosche. Allora, andiamo avanti con le foto. Questa c'è quello del pranzo, delle nozze. Ecco, questo no, ci fermiamo su questa foto qua, perché dopo adesso voglio andare con altri racconti. Allora, nel tuo libro, nei racconti che mi hai mandato, nei testi, hai parlato di una cosa che anche quella mi ha molto emozionato. Quando partivi da Moglia per andare nelle risaie c'era un rito, e quando ritornavi ce n'era un altro. E poi dopo in mezzo c'era il mese che facevano in risaia. 40 giorni. Ci racconti un po' come partivate, cosa succedeva, e poi i 40 giorni. Prego. Tante colleghe, io avevo 16 anni, dunque non avevo mai visto neanche la risaia. E quando siamo andate per andare via, c'era un trattore lì con un camion che trasportava, no, un carro, tutto con le grate dalle parti, no? Che lo usavano a portare le mucche da un contadino all'altro se avevano bisogno. L'avevano lavato, pulito, poi siamo andate su tutte noi, con le nostre cassette, il nostro dove avevano i panni, insomma, la nostra roba. Invece, quando tornavamo indietro, da Gonzaga, veniva a casa, veniva un altro con un trattore, Lanzini, proprio... Davanti a Vercelli. E ci portava a casa lui. In Risaia, davanti in provincia di Vercelli? Sì, no, io ero a Novara. Siamo venuti casa in treno, insomma, una giornata intera, perché il treno andava piano, poi dopo, guardi, non so andare avanti perché lì c'è scritto tutto. E io sinceramente mi sento proprio un po' d'emozione, perché sono cose sembrano belle ma non erano belle. Però dopo alla fine eravamo felici perché avevamo portato a casa il riso. I soldi. Quindi cosa si portava a casa? Perché c'era una tariffa ben precisa che era uguale per tutte sì, e poi... erano 1.000 lire al giorno, 1.000 lire, e un chilo di riso, e, sì, 1.000 lire. Chilo di riso però al giorno? Al giorno, sì, e noi avevamo 40 chili di riso e 40.000 lire in soldi, perché era quella lì la tariffa. Io ho fatto 2 anni quella cosa, però... Bene, bene. Poi un'altra cosa, siccome la nostra Maria Pia, con dei racconti che leggerete sul libro, è una che non stava mai ferma, quindi ovviamente... No, no. E il lavoro, lei, la moglie, l'ho scoperto dopo, veniva battezzata come la punturaia. Raccontaci di questa tua esperienza di punturaia, cosa voleva dire, cosa facevi. Io... c'era bisogno di fare le punture, le faceva la mia mamma, io ero più giovane, no? E allora un bel momento ho detto, ascolta, tutti, che mamma non può più andarci perché non aveva neanche più. Imparo io, ma per imparare, per fare quel lavoro lì bisogna andare anche a Massamato, insomma, nell'ospedale, ti insegnavano, ti davano un tesserino. Ma io ero troppo impegnata, 2 bambini, avevo dei bambini, poi dovevo da lavorare. Mia mamma mi ha detto, adesso ti insegno io, ci potessi fare. E infatti mi ha insegnato bene come potevo fare, che mi è andata bene. Ho fatto 55 anni a casa della gente di qua e di là, sempre in bicicletta, sorridente, e ci pensavo stanotte a letto. Ho detto, in 55 anni, ve lo dico che non c'è nessuno, non ho mai preso un goccino di caffè, mai voluto niente,
nell'avere niente. È sempre educata a casa dalla gente. E mi volevano proprio bene tutti, lo posso dire, perché me dopo sarà anche quello che sarà. Guardi, io facevo delle vaccinazioni della gente, venivo da un altro paese, dicevano, mi hanno detto che sei tanto bravo, io mi sentivo un po' impaurito perché non ero mica, non volevo però è anche vero, c'è scritto nel libro che il medico di Moglia... Sì, i medici mi hanno chiamato nell'ambulatorio, mi hanno chiesto da far vedere come facevo. E infatti... mi hanno detto ti mandiamo i clienti noi e io avevo sempre della gente perché dicevano vai dalla Pia che lei è Maria Pia è brava per fare, io andavo a casa sua, guardi che ho fatto 2 anni e mezzo da un signore, facevo 6 km al giorno in bicicletta, aveva 90 anni, andavo a fare quello del diabete, tutte le mattine alle 8 alle 8 e mezzo io dovevo essere là perché lui era sulla porta che mi aspettava, viveva da solo. Bene, bene. Andiamo avanti con delle cose adesso c'è gli inventi, ma non lo so, sono tutte cose che hai raccontato dopo che abbiamo stampato il libro, comunque il libro abbiamo aggiunto, cioè non pensate che il primo libro era così, cioè il primo libro era un po' poi. Però adesso ti faccio vedere una foto di un tizio e so che ti ricorda qualcosa di importante. Hitler, io posso raccontare questo che ce l'ho bene in mente, guarda, vedendovi voi stasera mi è venuto in mente questo lavoro, eravamo bambini, mio nonno aveva 10 figli, eravamo tutti coricati, erano 14 persone coricate da tutti intorno a una tavola per terra, non lo so perché eravamo coricati per terra, erano piccolini, erano più grandi. E abbiamo sentito la notte chiamare perché andavamo a dormire in casa del nonno, che era lì vicino. Ha picchiato la porta, mio nonno non voleva aprire, c'erano 3 tedeschi e ha detto che se il nonno non apriva la porta, loro incendiavano la stalla e i cerini. Noi abbiamo cominciato a piangere, allora loro sono venuti, mio nonno è andato a aprire e è venuto dentro uno, guardi. Lo vedo anche adesso, con il mitra puntato così tutto intorno alla stanza, una pila in mano e ci girava intorno alla camera, così, non faceva niente, però il fucile era lì. E poi dopo quell'altro è andato nel sottoscala che c'era una volta nelle case vecchie, insomma, facevano il sottoscala dentro. E la mia nonna metteva le uova, il formaggio. Ci metteva delle cose, sembrava il primo, ci ha portato via i salami, il formaggio e le uova. Il diaframma? Sì, sono andati via. Ma pensate voi quante volte avete in mente qui. E io stasera, quando ho visto tutto questo dentro, mamma, cara, spero in mente quella sera, no? Stasera i diaframma sul allora, grazie. Scusate, no, anzi, come vedete, quando hai una persona che ha voglia di raccontare e ci sono persone che hanno voglia di ascoltare, vengono fuori storie, testimonianze, racconti del nostro passato che purtroppo io dentro le nostre strutture necessarie, ma nelle nostre RSA, inevitabilmente stanno andando perdute e questo è veramente un peccato perché sono testimonianze che non tornano più. La fortuna di Maria Pia è che sta raccontando, noi ascoltiamo, un libro l'ha pubblicato e quindi qualcosa rimane di questa sua esperienza, però quante di questa esperienza purtroppo non avremo modo di leggere. Detto questo, prima di passare all'ultima sorpresa che tirerò fuori dalla mia scatola magica, negli ultimi appunti che tu mi hai mandato, c'era, concludevi l'appunto, non c'è sul libro questo, dicendo, ma noi avevamo fame, freddo, sonno e pazienza, brava. Raccontami di questa cosa qui, la pazienza. Ma quando andavamo a letto che non c'era la brina, nei muri, mia mamma con la scopa andava giù tutta la... era neve per terra. E eravamo in 2 letti, io e mio fratello, tutti 2 vicini, con i letti
cavalletti, quelli che si mettono su i mobili quando dovete verniciarli, erano fatti così. E il materasso erano le foglie che si toglievano dal gradino, sì, e poi si faceva il materasso e lì si dormiva su quel materasso lì. E allora dico sempre, adesso vedere la, insomma, che si stava bene, che c'era abbondanza, ma ragazzi, ma noi non avevamo, e il pane, allora mia mamma tutte le mattine andava a prendere tre coppiette di pane, ma era bastone Franceschi al Nebus, no, erano neri, tre, uno io, uno mio fratello, uno mia mamma, e quando avevamo fame andavamo a prendere dei pezzettini nel cassetto da mia nonna, perché avevano al pulire, quello di una volta, non lo so se lo ricordate. La madia. Si bastava anche il pane. Faccio per dire, lì si sfamavano anche di più perché erano enormi, pochino, ma ne avevano 10 loro dei figli. Si può essere ancora giovani a 86 anni? Certo che si può essere. Mi dicono dietro, mi sgridano anche, dicono che non sono parole da dire, io ve lo dico. Io mi sento ragazza dentro, vecchia fuori. Allora, adesso vi proporrò l'ultimo oggetto, che è quello che poi ci collegherà all'ospite che viene dopo di te. Quindi. Sì. Eccolo, vediamo cos'è. L'hai portato tu, ne hai portato anche per tutti voi, e quindi è a forma di S, cos'è? Di Sulan, di provincia di Mantua proprio, che faceva loro, insomma da noi, ecco. È di Sulan. Celeste di Sant'Antonio, ovviamente, ma qui adesso tra un attimo mi faccio vedere solo una cosa molto che mi piace sottolinearvi prima di passare tutto alla nostra altra raccontatrice. E lei senza mascherina. Ecco, senza mascherina, la vedete. Allora, adesso io direi, ecco qui, prima di passare la parola alla nostra altra ospite, io vorrei ringraziare Maria Pia per l'entusiasmo, per la vitalità, per la voglia di vivere che trasmette e che ogni volta che mi prende a tre mi dice, ma che da un po' tempo? Corre tutti i giorni. Ed è stato veramente un piacere e adesso andremo avanti ancora, racconteranno altre storie perché è molto importante. Io direi ancora un applauso per la nostra Maria Pia. Io qua che le fanno la foto.